Tifosia. Siete un buon partito. Auto bruciate, vetrine di negozi sfondati, cassonetti in fiamme. A Orebru, una tranquilla cittadina della Svezia centrale, la polizia è in stato di allerta. A scatenare il caos, violenti scontri con un gruppo di manifestanti che protestavano contro alcuni componenti dell'estrema destra che volevano bruciare un Corano. Fonti locali parlano di almeno una decina di agenti rimasti feriti. Per Fredrik Becker, vice capo della polizia di Orebru, si è trattato di un episodio inaudito. È assurdo mostrare un tale odio, questi atti vandalici sono qualcosa di orribile, ha detto. A volte diventa difficile proteggere i diritti costituzionali di fronte a tanta violenza. È da due giorni che si verificano scontri del genere ai margini di una manifestazione del movimento anti-immigrazione e anti-islamico Linea Dura, guidato da Rasmus Paludan.